E lo abbiamo sentito dai titoli, il 39% delle piccole e medie imprese danno il totale del PIL. L'Unione Commercio quindi dice basta appunto tagliare le risorse ad uno dei settori trainanti dell'economia. Sentiamo. Noi siamo preoccupati in questo periodo proprio perché l'equilibrio sostanziale che il commercio aveva fino ad ora, cioè un terzo destinato alla grande distribuzione, un terzo destinato alle medie imprese e un terzo soprattutto destinato alle piccole imprese che garantiscono il servizio di vicinato, questo equilibrio si sta drammaticamente rompendo. Soprattutto lo vediamo nella periferia della città di Bolzano e questo ci preoccupa molto anche perché per noi è importante che le norme urbanistiche, le norme commerciali vengano anche siano rispettate e questo purtroppo secondo noi non sta avvenendo e questo però ha come conseguenza anche che queste migliaia di posti di lavoro che noi fino ad ora e questa sicurezza sociale che noi fino ad ora abbiamo assicurato sta venendo meno e questo ci preoccupa. Senta, siamo anche in un momento così, in una fase di rivoluzione per quanto riguarda forse gli orari, no? Si parla sempre più di lavorare il sabato e anche la domenica. Allora, per quanto riguarda il sabato, grazie al cielo stiamo risolvendo il problema, ormai è sotto gli occhi di tutti il fatto che nella città il sabato pomeriggio il 60-70% delle attività commerciali sono aperte, addirittura molte con orario continuato e questo ci stiamo avvicinando a quello che è un servizio decente per una città come Bolzano che si chiama, che ha anche così l'idea di chiamarsi città turistica ed è effettivamente così e quindi da questo punto di vista lo stiamo risolvendo. Altro discorso invece è le aperture domenicali. Ricordo però che nella vicina Lombardia il governatore della regione ha emesso una delibera che vieta l'apertura domenicale dei supermercati, questo ce la dice lunga, e cioè non credo che questo sia lo sviluppo che tutti noi, sognavamo da sempre. Credo che il numero delle domeniche che però dove le attività commerciali possono tenere aperto sia sufficiente. Abbiamo circa dalle 12 alle 14 domeniche annuali. Io credo che sia più che sufficiente.